Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi vorrei descrivere il funzionamento di alcuni strumenti molto utili per la pulizia della nube densa. Come potrete vedere già in questo video, ci sono tutte queste parti gialline attorno a questo modello della bicicletta che naturalmente intendiamo muovere per sistemare quella che è la geometria appunto del nostro modello e renderla più pulita e quindi ottimizzare il risultato finale. Per iniziare selezioniamo appunto tutta questa parte dove si concentra fondamentalmente il maggior numero di elementi strani e dopodiché andiamo nel menu Tools e selezioniamo Dense Cloud e quindi andiamo su Filter by Selection. Quindi così facendo isoliamo il nostro elemento da tutta la parte che sta, diciamo, nell'intorno. Quindi possiamo selezionare sia manualmente rimuovere alcune parti, oppure in alternativa possiamo anche fare una selezione diversa che è basata su quelli che sono i colori. Quindi sempre dallo stesso pannello selezioniamo Select Points by Color. Quindi in questo momento possiamo selezionare cliccando appunto sul tasto Select e poi andando su Pick Screen Colors. Possiamo proprio importare i colori che ci interessano. Quindi clicchiamoci su, andiamo sul modello nella finestra, muovendo questa crocetta posso cliccare di nuovo e quindi verrà riconosciuto il colore e premiamo OK per conferma. Il colore sia stato appunto riconosciuto e muovendo il pannello della tolleranza potrò anche selezionare il grado, diciamo, di durezza di questo filtro. Dopo poco tempo, seguito di un breve appunto caricamento, potremo vedere quello che è il risultato della selezione. In questo caso sicuramente il filtro non è stato utilizzato con un adeguato grado di profondità e quindi possiamo anche aumentare o diminuire appunto quello che è il grado di durezza per riprovare anche altre volte per poi vedere appunto il risultato più accurato. Una volta che otteniamo appunto il grado di accuratezza desiderato, possiamo anche escludere alcune parti, tipo quelle centrali che sono più, come dire, più sensibili. E quindi levare, diciamo, inizialmente quello che è il grosso, e una volta che concludiamo, diciamo, questa operazione, non ci resta appunto che ruotare il modello per controllare che tutte le parti che abbiamo utilizzato appunto facciano parte dei corpi estranei. E infine andremo a fare adesso tra poco clic sul tasto Delete Selection per rimuovere quelli che sono questi punti inutili, diciamo, per la nostra ricostruzione. Come potrete vedere, abbastanza rapidamente ci siamo sbarazzati di tantissimi punti. Muovendoci quindi, rientrando nel pannello di selezione, possiamo isolare anche ulteriori parti che possono essere anche rima, diciamo, l'estremità sinistra del manubrio e poi successivamente anche le altre parti.
In questo modo abbiamo isolato la parte sinistra del manubrio e quindi possiamo ripetere la procedura in qualche modo, alzando anche il grado di durezza del filtro, in maniera tale da perfezionare ulteriormente e anche con maggior semplicità tutte le parti che sono superflue. E di nuovo possiamo escludere la parte, diciamo, centrale volendo. Appunto di questa diciamo porzione in tessuto per concentrarci solamente sull'elemento tubolare e sulla manopola del nostro modello. E quindi magari calibriamo meglio il filtro prendendo di nuovo i colori dal modello e quindi clicchiamo su OK. E una volta accertato la tolleranza e aspettato per brevi istanti il caricamento, possiamo appunto rimuovere tutte le parti che sono inutili. Escludendo appunto la parte diciamo in tessuto, possiamo appunto procedere ad un controllo globale e alla rimozione appunto di questi elementi. Questo strumento comunque rivoluziona un po' diciamo tutta la parte fotogrammetrica per come poteva essere concepita nelle precedenti versioni di Metashape, nel senso che dovevamo necessariamente scontornare da tutte le fotografie il background, invece in questo caso possiamo anche direttamente ricostruire il nostro modello, qualora appunto non ci siano degli sfondi che disturbino il nostro modello, ovvero magari che abbiano gli stessi colori dell'oggetto che stiamo ricostruendo, e quindi possiamo ottenere anche degli ottimi risultati in un tempo molto molto ristretto. Proviamo ancora una volta il filtro per ottimizzare il risultato e come vedete già in questo momento il risultato è quasi perfetto. Non ci resta dunque che selezionare appunto le parti in eccesso ed eliminarle con molta facilità. Io consiglio questo strumento qualora ci si trova ad esempio appunto all'aperto come in questa situazione e non possiamo magari applicare dei background monocromatici per via magari dell'ambiente molto esteso o se ci troviamo appunto senza una strumentazione adeguata. Quindi in questo modo diciamo che il modello non è perso e si riesce appunto a ricostruirlo anche in tempi molto, molto contenuti. Questo è appunto un'estremità, come dicevamo prima, del modello e adesso possiamo tra pochi istanti ritornare dal nostro pannello sempre Tools Dense Cloud per perfezionare ulteriormente, diciamo, questa pulizia, cercando magari di eliminare anche altre parti, eventuali.
questo caso tutte le parti sono state eliminate, quindi non sono state riconosciute, diciamo, delle ulteriori. In realtà ce ne sono altre che hanno un altro colore, come vedete, in questa parte superiore del manubrio, quindi cerchiamo di selezionarla, muovendo appunto un po' il cursore della tolleranza, magari proviamo a impostare appunto dei valori non troppo rigidi che ci consentano di eliminare solamente quella parte appunto che ci interessa senza toccare le zone magari rosse. E da questa inquadratura si può controllare che il filtro abbia avuto buon esito e dopo che abbiamo appunto ripulito quella parte che abbiamo visto poco fa, adesso possiamo anche spostarci sulle altre. Benissimo, ragazzi, allora vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo per il prossimo video.